Poracci, siete stati bravi a riconoscere uno degli advergame più ispirati di sempre. Tra l'altro almeno tre nomi diversi, tutti quanti giusti. Prima o poi bisognerà fare una retrospettiva sui giochi Kellogg's. Ma in ogni caso Silver è stato il più veloce di tutti, mentre qualcuno lo doveva scrivere. Poro Pops. E abbiamo anche assistito alla nascita delle forze dell'ordine non violente che multano chi non nerda duro, i Poro Cops. Bene, andiamo avanti. Di che gioco si tratta? Solo risposte sbagliate. Sorprendetemi. Forza, spegnilo. Giacomino! Giacomino! Giovanni, qui Giacomino non si spegne! Poracci, bentornati o benvenuti sul TG Poro, l'unico format di YouTube Italia dove si parla di videogiochi che ancora non è stato rimandato al 2023. Quella di oggi sarà una puntata ricchissima, anche se un po' triste. Dovremo infatti, purtroppo, parlare del rinvio al 2023 del seguito di The Legend of Zelda Breath of the Wild e di tutto quello che questo comporta. Inoltre però Sony ha ufficializzato finalmente Spartacus, ovvero il nuovo Plus, e quindi esamineremo nel dettaglio come cambieranno le cose per gli utenti PlayStation. Prima di iniziare però vi invito a smetterla di parlare del nuovo taglio di capelli di Eiji Aonuma e a mettervi in marcia verso la conquista non violenta di internet.com e la fondazione del Poroverso. Lasciate un like, iscrivetevi al canale se siete nuovi attivando la campanella delle porotifiche e seguitemi anche sul sito Viola, dove quasi tutte le sere rispondo in live a domande esistenziali del calibro di Zelda preferito? I link li trovate in descrizione. Io ho detto tutto, iniziamo! Partiamo con qualche notizia al volo, ma proprio super rapida perché oggi non c'è tempo da perdere. Visto che parleremo del nuovo PlayStation Plus, apriamo con quelli che molto probabilmente saranno i giochi di aprile ad essere inclusi all'interno della Instant Game Collection del PlayStation Plus. Secondo Bill Kuhn del sito D-Labs, Sony offrirà all'interno della Instant Game Collection Hood, Outlaws and Legends, Slay the Spire e SpongeBob Battle for Bikini Bottom. Un altro mese tutto sommato ok, ma non di certo al top, anche se Slay the Spire è un titolo che mi ha sempre incuriosito. Chissà se a partire da giugno, con il rinnovo del Plus, corrisponderà anche un incremento qualitativo per quanto riguarda i giochi offerti. Amanti delle edizioni fisiche, tenetevi forte, perché un piccolo capolavoro indie uscito in esclusiva su Switch lo scorso anno, sto parlando di Eastward, riceverà un'edizione fisica molto interessante. Per quanto riguarda il mercato europeo, credo che riceveremo esclusivamente l'edizione standard, con degli adesivi al suo interno, mentre per il mercato americano è prevista una Collector's Edition a cui si aggiunge un board game che a sua volta è un'operazione complementare al packaging della colonna sonora su vinile. Tanta roba, non di certo regalata. In ogni caso, i pre-order sono aperti e l'edizione uscirà il 24 maggio. La prenderete? E visto che oggi parleremo di illustri rinvii, vi devo purtroppo segnalare che anche Coromon, clonazzo di Pokémon che uscirà per tutte le piattaforme questo giovedì, subirà un ritardo nella pubblicazione su Switch. Gli sviluppatori hanno dichiarato di aver incontrato difficoltà dell'ultimo secondo per quanto riguarda l'online e il crossplay su console ibrida, fattore che li ha costretti a rimandare a data indeterminata la pubblicazione. Beh, per chi ha fretta di giocarlo in portabilità, può sempre comprarlo su Steam e giocarlo su Steam Deck. Semplicissimo, no? Va bene, passiamo alle notizie del giorno e partiamo da un doloroso quanto scontato rinvio. The Legend of Zelda Breath of the Wild 2 non uscirà nel 2022 e la sua pubblicazione è stata ufficialmente rimandata alla primavera del 2023. Ok, cerchiamo di analizzare con lucidità la situazione. Ora io capisco la tristezza, ma era chiaro che non avremmo visto Breath of the Wild 2 quest'anno. A meno di 12 mesi dal lancio le informazioni sul titolo erano ridotte all'osso, in più il periodo natalizio risultava eccessivamente sovraffollato. Gli annunci di Xenoblade e Pokémon lasciavano sempre meno spazio per un lancio importante come quello di Zelda. In fondo è accaduto anche con il primo Breath of the Wild. Il titolo fu annunciato nel 2013, era inizialmente previsto per il 2015, ma non vide la luce fino al 2017. Le parole di Eiji Aonuma confermano che il progetto si è evoluto in qualcosa di fuori scala, non in un semplice more of the same, ed è probabile che ci ritroveremo di fronte a qualcosa di mastodontico che ricontestualizzerà in modo netto
tutto quello che abbiamo visto e apprezzato nell'open world del 2017. Metteteci anche 2 anni di pandemia che hanno rallentato a dismisura i lavori e la consapevolezza da parte di Nintendo che non c'è nessuna fretta di pubblicare il gioco. Breath of the Wild 2 non è un titolo che si può sbagliare, molto meglio rimandare di qualche mese piuttosto che proporre un titolo incompleto o lavorato in modo superficiale. Come ho già detto nello shorts di oggi, è apprezzabile la trasparenza dell'azienda e di Aonuma, che dà sempre più la sicurezza di avere tra le mani un titolo epocale, e ben vengano dichiarazioni chiare e precise ai fan. Inoltre, siamo lontani da una situazione alla Metroid Prime 4, qui il gioco è chiaramente in una fase di sviluppo avanzata, non si sta certo ripartendo da zero. Per questo credo che quest'estate, in concomitanza col tradizionale periodo delle 3, avremo finalmente un reveal a tutti gli effetti del gioco, con titolo definitivo e presentazione degli elementi di gameplay principali del seguito. Rimane solo un grandissimo dubbio che so per certo sta già serpeggiando nella testa di tanti di voi. Il gioco è stato rimandato per accompagnare l'uscita di una nuova revisione di Switch? A 6 anni dal lancio del modello base avremo finalmente, a marzo 2023, un refresh dell'hardware in grado di garantire l'estensione del ciclo vitale della console ancora per un paio d'anni? L'uscita di Breath of the Wild 2 sarebbe l'occasione perfetta per proporre una revisione del genere, ma su questo non voglio esprimermi. Sono curioso di sapere la vostra. Da una parte abbiamo un'azienda che non si è mai fatta scrupoli a proporre revisioni su revisioni delle sue piattaforme, dall'altra però abbiamo una OLED che è stata immessa sul mercato da veramente troppo poco tempo. Dai, vi aspetto nei commenti, fatemi sapere che ne pensate. Ma soprattutto, meglio la nuova acconciatura di Link o di Aonuma? Seconda e ultima notizia del giorno e passiamo dalle parti di Sony, perché l'azienda giapponese ha finalmente ufficializzato il rinnovo del suo servizio in abbonamento, il PlayStation Plus. Operazione che fino ad oggi era discussa col nome in codice di Spartacus. La buona notizia è che i rumor si sono rivelati corretti praticamente in tutto, e quindi sappiamo già cosa aspettarci da questo nuovo servizio in abbonamento. Il primo sguardo condiviso sul PlayStation Blog del nuovo Plus conferma più o meno tutte le indiscrezioni di cui abbiamo già discusso negli ultimi mesi. Il servizio andrà sostanzialmente ad accorpare quelli che adesso sono 2 abbonamenti separati, il Plus e il Now, e sarà diviso in 3 livelli differenti. Il livello base, chiamato Essential, manterrà lo stesso prezzo e vantaggi offerti dal Plus come lo conosciamo oggi. C'è poi il tier di mezzo, l'Extra, che aggiunge un catalogo di 400 titoli presi dalla libreria di PlayStation 4 e PlayStation 5, pronti per essere giocati previo download su console. La selezione di titoli includerà sia produzioni dei PlayStation Studios che di terze parti e costerà 14 euro al mese, 40 euro ogni 3 mesi oppure 100 euro se si sceglierà la formula annuale. Infine c'è il livello massimo, il Premium, che a sua volta aggiunge fino a 340 titoli appartenenti alla libreria dei classici PlayStation. Tra questi si annidano titoli PS3 disponibili esclusivamente in cloud e giochi PS1, PS2 e PSP che possono essere sia scaricati che giocati in streaming anche da PC. Inoltre questo livello prende quanto proposto nell'Extra e lo rende abilitato al cloud e non solo al download e per finire garantirà l'accesso a delle versioni di prova dei giochi a tempo limitato. Tanta roba! Ma il prezzo è altino. Si viaggia intorno ai 17 euro al mese, oppure 50 euro per il trimestre o 120 euro per l'anno intero. Il lancio avverrà intorno a giugno e il Now sparirà definitivamente. Tutti quelli con l'abbonamento attivo al Now saranno automaticamente riconvertiti al Plus Premium. Ora, lascio a chi è molto più qualificato di me considerazioni su quanto sia una buona mossa o meno questa di Sony, né voglio lanciarmi in previsioni apocalittiche su probabili fallimenti o successi incontrastati, però ci sono alcuni aspetti che vanno tenuti a mente per giudicare con lucidità questa piccola rivoluzione. Innanzitutto è un peccato che non si sia trovato il modo di ricorrere alla retrocompatibilità nativa di PS3 su PS5, il cui catalogo rimane un'esclusiva cloud. Mi sa un po' di occasione sprecata e conferma la PS3 come uno dei progetti più audaci in cui Sony si sia mai lanciata. Secondo punto, questa chiaramente non è una risposta al Game Pass di Microsoft, o meglio, non è un abbonamento pensato per entrare in diretta competizione con l'offerta di Xbox. In questo Sony sembra decisa a non voler seguire la strada tracciata da Phil Spencer e il suo team. Da un certo punto di vista potremmo dire che questo nuovo Plus è molto più simile al pacchetto aggiuntivo di Nintendo che al Game Pass. Si tratta di una
sorta di biblioteca virtuale pensata per ancorare i propri giocatori, non certo per attirare pubblico esterno al brand. In fondo le due aziende si trovano in situazioni radicalmente diverse. Vi consiglio a tal proposito di recuperare un'intervista fatta a Jim Ryan e pubblicata su GameIndustry.biz, dove il presidente di Sony Interactive Entertainment parla chiaro. Il modello del Day One per le produzioni first party non valorizza lo sforzo produttivo che c'è dietro ai AAA e il futuro del gaming non è nei servizi in abbonamento, come è accaduto invece nel settore della musica e del cinema e televisione, quanto piuttosto si trova nei game as a service. Qui si vedono le due prospettive aziendali opposte. Mentre Microsoft punta tutto sulle grandi acquisizioni e la creazione di un ecosistema sempre più sconfinato, Sony sta investendo su un altro futuro, fatto di progetti a lungo termine, come Destiny. Chissà quale tra queste due visioni si rivelerà la più concreta per il futuro. Resta il fatto che 120 euro all'anno sono tanti e la mancanza dei titoloni al day one si fa sentire, ma Sony non è Microsoft. E poi, fossi in voi, non sottovaluterei il modello delle prove a tempo. In molti casi potrebbe rappresentare una valida alternativa all'acquisto. Una cosa che tra l'altro mi rimanda al periodo d'oro di quando i giochi si affittavano in videoteca. Ma qui mi sa che sono un po' troppo vecchio. Quindi anche qui ditemi la vostra. Cosa ne pensate di questa mossa di Sony? Ha fatto bene a non mettersi in competizione diretta con Microsoft scegliendo di proporre un servizio radicalmente diverso nella portata e nelle intenzioni? Quale di questi tre livelli è il più adatto alle vostre esigenze? E questo però c'era tutto per oggi, vi ringrazio per essere arrivati fino in fondo e vi aspetto qua sotto nei commenti per continuare a discutere assieme delle notizie del giorno. Non mi resta che darvi appuntamento a domani per un nuovo video. Voi nel frattempo, mi raccomando, riposatevi, fate i bravi, ma soprattutto nerdate duro. Io sono il poro Brett, Michele of the Wild, ciao! Ehi ehi ehi, fermo! Se questo tipo di video ti piace, prendi in considerazione l'idea di supportarmi sul Poreon, il Patreon dei poracci. Con un piccolo contributo mensile mi puoi aiutare enormemente a portare avanti i contenuti qua sul canale e in cambio ricevi anche delle ricompense di tutto rispetto, come retroscena, anteprime e anche live esclusive dove andremo a caccia di retro game. Ti lascio il link in descrizione e ricordati che poracci si diventa!